Eccoci. Buongiorno, io sono il dottor Max. Oggi è sabato, facciamo sicuramente la solita chiacchierata sull'oro, però oggi parliamo magari anche di altre cose. Nel fuori onda Felicia mi aveva chiesto come stava andando il piano B. Io approfitto per dare una risposta un pochino più generale, no? D'insieme. Questo oggi si sta vivendo un momento di grande incertezza, no? Sotto tutti i punti di vista. E sarebbe proprio in questi momenti di relativa calma in cui ecco, si fa mente locale della situazione e si fanno dei progetti, perché i progetti non si possono fare in emergenza, i progetti si fanno quando c'è una certa tranquillità, diciamo così. Sappiamo che la tranquillità è apparente, no? Perché tanto loro continueranno ad andare avanti. Però, come vedete, dei piccoli flop le fanno anche loro. Avete visto quello che è successo la scorsa settimana con la mancata approvazione del trattato pandemico, e con grande fatica stanno portando avanti anche queste regolamentazioni internazionali per creare quello che loro hanno chiamato One Health, One World, One Health, no? Che vuol dire un mondo, una salute per tutti. Non mi voglio dilungare troppo sul discorso OMS perché sono già intervenuto, ma ho già detto praticamente tutto mercoledì, l'intervento in destinazione Tanzania. È stato un mezzo flop sicuramente, ecco, quindi ci dovranno, quindi va bene per noi, abbiamo preso questo a testimonianza del fatto, come vi dico sempre, che anche loro litigano, se litigano. Ecco, quindi dovrebbe essere in questo momento in cui uno dice, beh, ma non è che per caso sia il momento di approfondire il discorso piano B per andare a Panama, per andare in Messico, per magari farlo durante l'estate, no? Perché adesso è giugno, ci avviciniamo all'estate, potrebbe essere anche una buona idea quella di venire a Zanzibar, programmarsi una bella settimana, magari 4-5 giorni in un bel resort e poi destinare altri 4-5 giorni per visitare Zanzibar, per visitare la Tanzania, magari visitare il dottor Max, eccetera, eccetera. Ma invece le persone sono in attesa. Io mercoledì scorso ho fatto l'esempio, no? Bisogna sempre essere in movimento, sempre. Al limite si legge un libro, si fa un approfondimento, ma bisogna sempre essere in movimento. Io ho fatto l'esempio adesso dello strapotere che ha la Ducati nella MotoGP. Ora io faccio fa un esempio, anche se uno non conosce tanto il settore, no? Dico, ma non è che la Ducati adesso ha questa supremazia assoluta che vincerà tutta adesso che c'è anche Marc Marquez nei prossimi 4-5 anni? Queste cose pianificate, è vero che dietro la Ducati c'è l'Audi, i risultati che vediamo sono grazie a una certa mentalità di lavoro che purtroppo qualche volta non è tipicamente italiana. Noi abbiamo una mentalità, dovreste andarvi a vedere un'intervista che ha rilasciato Arrigo Sacchi, proprio 2 o 3 giorni fa gli è andato un premio e lui ha parlato della mentalità furbina italiana. Noi abbiamo sempre questa cosa che le facciamo le cose, però le facciamo se ci torna comodo, sempre in emergenza. Adesso andiamo in vacanza, non programmiamo le cose magari come si facevano una volta. All'ultimo momento guardiamo i soldi, andiamo in banca, chiediamo un prestito per andare in vacanza, roba da matti, secondo il mio punto di vista. Se non hai soldi, stai a casa. Cioè, non è che stai a casa. Vabbè, e c'è questa cosa qui, andiamo in vacanza, vanno tutti in vacanza, all'ultimo momento siamo. Ecco, questa mentalità qui che ha ricordato anche Sacchi, dice, mi sono dovuto scontrare anch'io, perché per cambiare mentalità a un gioco del calcio italiano che aveva sempre dovuto far venire tre olandesi e poi ci siamo messi lì, abbiamo fatto un discorso, per fortuna siamo riusciti poi a vincere qualche cosa. Evidentemente non sono perfetti, ma chi ha girato un po' il mondo si rende conto soprattutto che a livello di aziende vere, esiste tutta una serie di programmazioni e loro lavorano su un piano di 3-5 anni. Questo si chiama marketing, che sarebbe anche il mio lavoro, che è la programmazione, dice che cosa facciamo nei prossimi 3-5 anni.
Ecco, questo, no, questa cosa noi non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo a livello personale, non ce l'abbiamo a livello di piccole aziende, meno che mai, non ce l'abbiamo a livello di medie aziende, non ce l'abbiamo a livello di grandi aziende. Infatti abbiamo perso tutte le grandi aziende, anche perché quegli altri, il mondo ormai è piccolino, non è che siano appunto stupidi, loro sanno bene come fare business. Ecco, noi siamo purtroppo carenti in questa cosa qui. Quindi il successo che ha avuto prima la Ferrari, che adesso sono, oppure anche in tanti altri settori, no? Le aziende italiane di costruzioni erano le aziende leader al mondo fino a 20-25 anni fa, perché c'avevano dietro anche il governo, perché c'era la Fincantieri, perché c'era, poi c'era il discorso anche dell'ENI, cioè erano una presenza a livello internazionale. Adesso siamo spariti quasi in tutto. Ho fatto una lunga discussione con un avvocato che lavorava come consulente all'ambasciata italo-americana di New York. E io gli ho detto: ma mi dici una cosa, ma come mai è sparito il Made in Italy? E è rimasto un pochino lì così. Guarda che sarebbe molto semplice risolvere il problema del Made in Italy. Molto semplice, dal punto di vista del marketing, cosa bisogna subire quello che certi potentati hanno deciso di fare, no? Cioè di distruggere a livello di Europa, di distruggere il Made in Italy. È chiaro, molto semplice. Questa è una manovra, siccome l'Italia stava crescendo troppo negli anni 50, 60 e 70, con Made in Italy, poi fino al 2000, a un certo punto hanno deciso di distruggerlo, decentralizzando tutto in Cina. Non c'è nessun problema. Le poche aziende che rimarranno in Italia avranno un marchio, o Made in Italy, certificato dallo Stato, no? Perché dovrebbe funzionare così, perché il Made in Italy dovrebbe essere un marchio brevettato di proprietà dello Stato italiano, anche se poi lo Stato non esiste, diciamo così, almeno formalmente, no? Ecco, un po' come quando gioca la nazionale italiana. La nazionale italiana è la nazionale italiana, stessa cosa doveva essere il Made in Italy. Poi, quando invece poi un'azienda per un discorso di competizione deve andare a produrre in Cina, come fanno adesso le grandi aziende, no? Che fanno produrci e poi dopo ci scrivo come fa la Fiat, che vi ho raccontato la storia poco tempo fa, va a fare le macchine in Marocco e in Polonia e poi ci scrive Made in Italy. Ed è chiaro che le bloccano alla dogana, perché come fanno le grandi firme a ovviare al problema? La faccio in sintesi, no? Così capite anche un pochino come mai ci sono tutti questi problemi. Fanno la gran parte della produzione la fanno ormai, non la fanno più in Italia. Poi fanno arrivare il prodotto semifinito in Italia, ci attaccano i bottoni e ci scrivono Made in Italy. Ma anche quello non sarebbe, è una mezza truffa, non è un Made in Italy. Bastava creare diversi marchi nel quale uno, per esempio, quello modello, disegnato in Italia. E già disegnato in Italia ha un suo valore, no? Perché noi siamo stati dei fenomeni, in quel settore lì l'abbiamo praticamente in un certo senso inventato noi, il Made in Italy, che io che co devo comprare un capo, a me cosa caspita me ne frega, a un certo punto. Se c'è il prezzo giusto, anche se non è Made in Italy, però è conforme a quello che voglio. Lo pago 30-50% meno, mi va bene lo stesso. E ho la piena tutela del consumatore finale. Così come è fatta adesso, è una grande truffa, lo sapete, no? Però non lo sapete, ve lo dico io. Perché la maggior parte dei manufatti italiani sono fatti all'estero e poi portati in Italia. Qua c'è la Fiat, anziché fare questa operazione qui. Poteva fare tutta la macchina fuori, va bene? Poi i sedili non ce li mettevano e li mettevano all'ingotto, che all'ingotto li fermano, non fanno niente e si pagano noi con l'INPS, no? Poi noi quando dovremo prendere la pensione, le pensioni non ci sono perché abbiamo pagato la cassa integrazione degli operai della Fiat che non fanno niente, quando invece potrebbero fare qualche cosa. Ecco perché le cose vanno male. Sono troppe cose che sono state fatte e purtroppo l'Italia, non avendo una grande sovranità, e l'Italia pecca anche la nota dolente, non è tanto la sovranità, secondo quel poco tanto, che poi arrivo al punto, poi arriviamo a parlare anche un po' di ora. Il problema è che in Italia non esistono sovrastrutture
organizzate a tutela dell'interesse del territorio, ovviamente, e delle aziende. Mentre in Inghilterra sono ben organizzati, senza parlare in Germania, in Francia, che loro avevano dei grandi anche imperi coloniali e quindi sanno come gestire le cose, noi non lo sappiamo fare. Ma noi, io dico, ma è vero che noi discendiamo dai romani? E a quel punto devo dire che l'impero romano o era costituito da goti o era costituito da franchi, ma non era costituito da italici. Possibile che non ci sia rimasto niente nella testa di queste cose? È una cosa abbastanza strana. Comunque, quindi questo atteggiamento di non ok che Thomas Harris ha scritto un libro, no, sull'analisi transazionale, è un atteggiamento di non ok che denota proprio un certo provincialismo. Noi stiamo pagando questa cosa qui, che si recepisce meno se te vivi in Italia, ma che te poi te ne accorgi subito quando vai a fare il business there all'estero. Capito, Felice, per darti la risposta, no? Felice l'ha fatto sta domanda. Quindi è un po' un discorso generale. Siamo adesso tutti lì in attesa per esempio, io ho colto l'occasione in questo momento, che per me non è d'attesa perché io sono sempre in movimento, no? Ieri ero andato a Zanzibar, ho organizzato tutte le cose per Giacomo, che deve fare delle cose, il terreno che ha comprato, benissimo. Ecco, ma muovo sempre io. Io adesso ho preso contatto con un'altra azienda, già ne avevo due, no? Lo sapete. Io collaboro con l'azienda tedesca, ma collaboro anche con l'azienda metalli di Valenza. Poi, anche quel progetto lì è un progetto che potrebbe andare bene, però per tutta una serie di ragioni stenta. Stenta perché non c'è un operatore al quale io mi posso affidare, affidabile, che mi dà un certo tipo di supporto, perché in un certo senso devo comunque penalizzato anche dal fatto che devo comprare l'oro in Italia, che è una cosa che si fa, se si deve fare si fa, però poi si prende e si porta in Svizzera. Ho trovato questa azienda con la quale sono stato in contatto con questa signorina molto brava nella vendita, che addirittura ho cercato di portare in Augusta, ma non ce l'ho fatta. Lei ha iniziato a collaborare con questa azienda, che è un'azienda del Canton Ticino, quindi Svizzera. Hanno i depositi in Svizzera e inizieremo a questo punto sicuramente a fare un discorso anche con loro, perché io l'ho sempre detto, io lavoro come consulente. Se Ovesta mi risponde per bene alla lettera che gli sto preparando e che indirizzerò al direttore generale, il dottor Holtz, la facciamo combattere. Lettera per benino, no, nel quale spieghiamo la situazione dal punto di vista della regolamentazione italiana, eccetera, eccetera, eccetera. Vi dico subito, state tranquillissimi per coloro che hanno fatto il vostro investimento, perché qui non si parla di affidabilità dell'investimento fatto, o della giacenza, dello stoccaggio, eccetera. Assolutamente siamo una botte di ferro, super ferro. Però sono venuto fuori con questo switch file, detto che dal punto di vista del marketing vedo delle cose in rete che non vanno bene. Cioè, che non sono gestite come buon senso e le regole proprio, anche le regole italiane, prevedono. Facciamo una letterina e sentiamo quello che ci dico, per dire. Si apre un movimento. Anche se sono pensioni, io non avrei bisogno forse di fare tutte queste cose. Ma io mi diverto anche, le faccio. Hai capito? È questo il problema. Quindi è questo il momento nel quale bisogna dire, via, ci stiamo avviando verso l'estate, arriva al punto. È una situazione particolare anche dal punto di vista patrimoniale. C'ho 20, 30, 40, 50 mila euro che sono lì, non fanno niente. Vediamo un po' di contattare qualcuno, magari anche il dottor Max, e sentire quello che ci propone. Oppure cominciare a documentarsi. Io ho fatto un report che bene o male lì, ascoltate questo, il report su aumentaperta.net, è un report che non ha nessuna pretesa, perché sono 40-45 pagine, però praticamente se uno legge con un po' di attenzione, almeno un'idea se la fa, ma non lo legge nessuno. Io non capisco. Come si fa a documentarsi prima di fare un investimento così importante senza leggere dei libri, senza documentarsi? Si finisce poi per affidarsi al solito venditore, che non è un operatore di marketing venditore,
venditore tipico italiano, è un venditore in cui ti dice il 50% di cose forse corrette e il 50% di fantasia. Però noi ci facciamo ammaliare da questo che parla, 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 ma così lo saprei fare anch'io. Ma non è questo il marketing strategico. Non è questo quello che io propongo. A maggior ragione, molti, per fortuna, mi riconoscono una certa credibilità, anche a fronte di un certo lavoro fatto, per esempio, nella trilogia e non solo. Però c'è ancora questa cosa per cui oggi siamo in otto. Io dico sempre pochi ma buoni, no? Quindi bisogna riflettere purtroppo su un problema generale di fondo, che è quello che le persone amano essere intrattenute, non vogliono neanche sapere tanto la verità, non ricercano la verità, non interessano nulla, gli interessa e ricercano quelle cose che le fanno sentire bene. Quindi vanno di moda gli autori che ti vendono la vita felice, anche se poi dopo drasticamente quest'autore ha dovuto cambiare direzione. Ti vendono la vita felice perché vendendo la vita felice vendono più libri. Erika, buongiorno, scusate, ora non vi ho salutato tanto. Siamo un salotto di casa, siete tutti in casa qua, a Buongiorno, buongiorno, parte scusa. Anna. Anna, non so se mi conosci, benvenuta. Ecco, io quando faccio i miei interventi poi li faccio sempre. Perché niente, figurati, materiale. Ecco, per dire, e quindi sarebbe un momento di agire, come ho detto, le direzioni e sono sempre grosso modo quelle, bisogna guardarsi in tasca, capire bene quello che si deve fare con i soldi, avete visto il boom che ha avuto l'oro. Tutti coloro che mi seguono, un po' più, un po' meno. Da quando abbiamo iniziato, che ormai sono già quasi 4 anni, credere o non credere che combatto, perché ho pubblicato la trilogia nel 2020, immaginatevi, questi già 4 anni, e che vi avevo prospettato che l'oro, c'era una situazione, il grande reset, una cosa e quell'altra, ecco, devono sapere che hanno perso, ve lo dico subito, in 4 anni, solo di valuta, hanno perso almeno il 70%. Perché in 5 anni loro ha fatto l'86%. Esentasse, perché poi col sistema come si organizza, cioè si tiene lì, no, per benino, come riserva e come investimento, non si deve parlare di plusvalenza. E poi c'è anche la maniera legalmente, non dico di non pagarla, ma di trovare una soluzione legale che permette in un certo senso di evitarla. No, ve lo posso anche dire. Non è un grande segreto. La plusvalenza si deve pagare, entriamo in merito al discorso. La plusvalenza, che si basa il 6%, no, scritto tutto nel report, si paga nel momento in cui ti vendi l'oro tutto insieme. Ma se te ti vendi l'oro a pezzettini, piano 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 piano, la plusvalenza non la paghi più. Ed è legalissimo, eh? Quindi, come vedete, questi sono tutti anche trucchetti che vengono fuori anche da una certa esperienza internazionale che ho. Perché se no non ci arriva uno normale, dice no, non è possibile farlo. Parli con un commercialista, ti ascolta, boh, ci pensa, insomma, si capisce. Ed è perfettamente legale, perché questa azienda te le riaccredita sul conto, sono usciti, rientrano. Il problema è quando te magari li devi vendere in una soluzione unica, no? Mentre questi scambi per esempio, legalissimo, quando invece fai un'operazione di borsa, la devi pagare la plusvalenza, non c'è niente a fare. Mi seguite? È una cosa molto diversa. Poi c'è anche la possibilità per cui voi venite qua, parlando un attimo del discorso, per esempio, pensionati, che è ancora da 55 anni in su, io posso far ottenere senza nessun investimento, posso dire, nessun obbligo particolare. La residenza per 2 anni in Tanzania. Venite, si fa la procedura, si va in banca, si apre il conto, ormai ne ho già fatti di tanti, si va in conto. In qualsiasi momento prendete i soldi, sia che dal conto corrente italiano, sia dalla Germania, in particolare quelli in Germania, sicuramente li prendete in qualsiasi momento e li trasferite qua. Dov'è la plusvalenza? Tutte cose legalissime. Però bisogna avere una certa esperienza per farle. Quello che ogni tanto
mi dà un pochino di fastidio è che io anche a tante persone, no, gliele spiego queste cose qui, ma poi le capiscono, le fanno, no. Dicono, devo sentire il mio avvocato. Quando mi dicono, devo sentire il mio avvocato. Domande, commenti? Benissimo. Ok, allora dunque, allora volevo guardare, c'è qui davanti a me, l'oro e l'argento ultimamente stanno andando un pochino su e giù e questo era abbastanza comprensibile perché era cresciuto molto, soprattutto l'oro e anche l'argento. Quindi è un momento di assestamento, un momento buono. Per comprare perché da se, il prezzo in dollari era andato a 70, a 77, lo sapete, adesso è 73, stamani è 748. Ora poi in euro, vediamo in euro quanto è, tanto per dirlo in euro, vediamo un po', ecco, è sotto 69, momento molto buono per comprare. E in questo momento vedo l'oro, fino alla scorsa settimana andava bene la gente, in questo momento se proprio deve comprare uno oggi, può comprare anche io. Va bene lo stesso. Grosso modo la percentuale vale sempre mi sembra intorno al 75-76 della famosa ratio. Ecco, e quindi abbiamo fatto qualche cosa, abbiamo passato all'azione. Allora, in 30 giorni l'oro è aumentato il 17,23%. Scusate, 17, no, lo 0,80%. In 30 giorni. In 6 mesi il 18,58%, vi do i valori in euro. In un anno, circa il 20%, in 5 anni circa l'86%, in 20 anni quasi 6 volte. Qual è quell'altra azione che a coefficiente 0 ha fatto la stessa performance? Ditemene una. A coefficiente 0 nessuna. Tutte quelle quotate non hanno coefficiente 0. Come scoppia la guerra, quelle vanno giù e la guerra in arrivo. Quelle crolleranno e loro va su. Quindi dovete vedere cose anche in futuro. Quello che vi dicevo prima, programmazione, bisogna vederci le cose nella testa e chiederci, ma da qui a quando scoppierà la guerra, cosa succederà al fondo che ho? Crollerà tutto. Che poi sia quello grande reset o meno, può darsi che la guerra serva ad innescare il grande reset. Meglio di quella. Perché un trigger, come si dice in inglese, un fucile che spara, no? Cioè quello che dà, ci deve essere. Anzi, sia la guerra. Quindi abbiamo guerra e grande reset tutte insieme. Che si fa? Con gli immobili che abbiamo. Cosa succede secondo voi? C'è qualcuno che ha un'idea? Me la vuol dire? Paul Borgione, mi sembra che mi ha seguito anche in passato. Ecco, benissimo. Ok. La risposta la sapete, ne abbiamo già parlato ormai diverse volte. Da un lato rischiate perdere tutto, perché quando uno perde il 50% al giorno d'oggi, con tutta la carenza, nonostante il quantity easing che c'è di cash, di soldi liquidi, che poi tra poco non esisteranno neanche più soldi, dove va il tenerli? Non ti danno più finanziamenti oggi. Non è come una volta andavi in banca, mettevi a garanzia qualche cosa e ti dava qualche soldo. Non le fanno più queste cose qui le banche. E voi intanto avete ancora i costi di immobili che automaticamente schizzeranno alle stelle. Costi di manutenzione che in una crisi di questo tipo, che poi innescherà anche una crisi energetica, vuol dire che se pagate 300 euro di manutenzione al mese adesso, rischierete di pagare 700-800 euro nel momento. Si sente male, Max, si sente male. Guerra. Ma le sapete queste cose? Ma sono già successe in passato, durante la prima e la seconda guerra mondiale. Ecco perché poi sentite meglio adesso?
Sentite meglio? Sì, adesso sì. Bene, ti ringrazio. Ecco, cioè, grosso modo, comunque avete capito, no? Quello che bisogna prevenirle le cose, anticiparle, non rimanere lì e non fare niente. La staticità è la cosa peggiore che voi potete fare, che uno può fare. Deve sempre essere in movimento, o perlomeno cercare, compatibilmente a quello che si può, di guardarsi intorno. Ma io parlo, cioè, io parlo anche, il mio messaggio dovrebbe andare anche agli investitori, no? Cioè, scusate, non solo agli investitori, a coloro che hanno grandi proprietà. Grandi proprietà. Ci sono ancora un'enorme quantità di soldi in Italia, oltre che di immobili. E dove li investono queste persone qui, la maggior parte? In fondi speculativi. Perché poi sono furbi, no? Fanno furbini. Vanno dal direttore di banca o dal broker, ce l'ho io un fondo per te, ti rende il 30% all'anno, non ti preoccupare, garantito. Garantito da chi? Anche 6 mesi fa parlavo con una persona che mi ha detto: no, guarda, io so, garantito. Gli ho detto: scusami, ma garantito da chi? No, no, loro mi hanno detto che è garantito. No, so, ma garantito da chi? Ma siamo ancora a questo livello qui? Non esistono garanzie nelle borse. Chi vi racconta queste cose qui? Vi truffa. E però sono contenti quando sono truffati. Mi viene un pochino in mente la storia qui, a Zanzibar, la stessa roba. Vengono, comprano le cose e poi dopo si accorgono che magari hanno comprato un terreno che uno dice: ma ho fatto il contratto. Ma è una regolamentazione particolare questa qui. La devi conoscere a determinate condizioni. Si poteva, però non si può neanche più. Si poteva anche comprare, ma a determinate condizioni. Poi quando gli spieghi quello che devono fare, dice: no, 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 troppo complicato. No, no, costa troppo. Io dico: è così. Quindi i trend sono comunque molto positivi per il discorso dell'oro, perché nel momento in cui ci sarà la guerra o qualsiasi cosa, con molta facilità, soprattutto se ci facesse, si fosse un crollo generale, l'oro va sicuramente molto molto vicino agli 80, se non addirittura sopra i 100, perché hanno bisogno comunque di un controvalore in oro. Chi guida il treno, con destinazione ignota, noi siamo tutti su un treno, viaggiamo, dove andiamo? Boh, il capotreno ha detto di stare tranquilli. Noi stiamo tranquilli, con destinazione ignota, ma è chiaro, no? Nel momento in cui c'è una crisi grave, 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 avranno bisogno del controvalore in metalli. Tutti i metalli andranno su. Poi li servono per le macchine. I migliori investimenti che potete fare oggi sono i metalli. Non vi preoccupate se qualche metallo, come il palladio, sta perdendo. Un po' di pazienza. Sono fiducioso, piano piano riprenderà, senza considerare che comunque l'oro è un prezzo appunto definito nelle stanze, le stanze dei banchieri. Quindi non hanno assolutamente interesse ad affossarlo, perché più ha valore, più si ritrovano il valore che loro hanno nelle varie banche centrali, e che hanno magari comprato anni prima, no? Quindi è nel loro interesse accrescere il valore dell'oro, anche se devono cedere qualcosa sulla moneta fiat. Ma di quello ormai non interessa quasi più nessuno. Cioè, a chi interessa? Pensate che gli interessi. La moneta fiat l'hanno creata per noi, per facilitare le transazioni. Non è una moneta che ha una storia millenaria, no. L'unica storia millenaria è quella dell'oro o dell'argento. La Costituzione degli Stati Uniti prevede che ci fosse una sola moneta, l'argento. Basta.
Non c'erano neanche l'oro, e l'oro essendo a un valore superiore si spostava male, no? Sapete la ragione per la quale poi è nata anche la moneta fiat, è stata quella per facilitare e diminuire il rischio nel movimento delle valute stesse. Una domanda, dottor Max, relativa. No, tornando, volevo farti la battuta prima per il discorso che bisogna muoversi. Il Benito Nazionale lo diceva, chi si ferma è perduto. Uno, due, discorso Ovesta. Adesso quindi diresti che se uno dovesse entrare ora è meglio entrare con l'oro? Entrare con loro in che senso, scusami? Con l'oro. Ah, in questo particolare momento ti direi sì. Se Ok, è al ma numero alla mano. indipendentemente che uno sia entrato con l'oro o l'argento, come acquisto Sì. iniziale, se si fa un versamento aggiuntivo, diciamo, un incremento anche qualche centinaia di euro, 1.000 euro, quello che è, adesso si può entrare comunque, se si è entrati con l'argento, entrare con l'oro, 100% oro? Sì, Sto se sempre hai. parlando del programma, sempre, cioè, un Come under the class. hai minima di argento, devi. Sì, certamente. Ti ringrazio della domanda. Chi ha ultimamente fatto un investimento in argento e l'ha fatto al punta di sopra di 20.000 euro, perché così può utilizzare. Il switch pilot, il valorizzatore, in questo momento deve comprare oro, deve comprare argento. Poi, una volta che si va un pochettino più avanti, e il primo switch si è già attivato, no? Ti ricordi, la prima volta è già attivato. Vediamo come va quando si riattiva il secondo, e poi vediamo qual è la situazione, perché come ho detto tante volte, l'ideale sarebbe avere almeno 20.000 di oro e 20.000 di argento. Anche perché è una forma, volendo, sempre di diversificazione, quindi va bene. Però facendo il caso crociato dove E magari dato uno questa entra. risposta, vorrei aggiungere qualcosa sul discorso che facevo prima dell'altra azienda di Lugano. No, la domanda che Non ti volevo sento fare è più. questa, cioè se uno entra, dottor Max, scusa, quindi mi hai Dimmi. detto che indipendentemente da come sei entrato, in base al momento si può entrare anche nell'altro, cioè se tu, per esempio, tu adesso hai argento, ma è favorevole entrare in oro, si può entrare in oro, ma lo switch pilot come funziona che poi si trova con due metalli? Funziona lo No, no, stesso? no, il pilot, allora l'oro non te lo considera perché non arrivi mica subito a 20.000 e anche se hai 20.000 lui ti considera quello che hai selezionato te. Capito? Quindi, Inizialmente. anche dopo perché il switch pilot si attiva indipendentemente dal tipo di metallo, basta che tu abbia un minimo di 20.000 euro in deposito. Capito? Cioè, se Puoi hai entrare, selezionato. cioè, puoi entrare anche con l'altro metallo più minore, ma comunque lo switch pilot funziona lo stesso con il cumulo dei due metalli o solamente con quello che hai No, intimidito? solo con l'argento, se hai argento. Però, Ah. siccome in questo momento è più conveniente comprare oro, ti conviene comprare oro piuttosto che argento, no? Lo paghi di più. Capito? Sì, ma siccome lo switch pilot funziona che vende e compra, se tu entri con quello che hai attualmente in deposito come switch pilot, funziona tutto insieme, giusto? Va a cumulo. Sì, ma questo funziona sia che tu abbia oro sia che tu argento. Non ti cambia granché questa cosa qui. Capito? No, Cioè, intanto, voglio dire, te hai fatto un'operazione, come altri, comprando argento. Va bene? Anche perché il trend, l'idea è quella che l'argento si apprezzerà. Quindi l'abbiamo fatta anche in quella direzione lì. Non lo potevi fare in oro perché non c'hai oro a sufficienza. Quindi che tu abbia zero oro o che tu abbia 19,99 di oro, non lo puoi comunque fare perché il switch pilot non ti funziona. Poi, siccome c'è una situazione in cui adesso è più conveniente prendere un po' d'oro perché ha qualche soldo, anche a rate,
è meglio comprare oro piuttosto che argento, perché è proprio un discorso di convenienza. Capito? Intanto accumuli oro, poi quando arriverai piano piano, un po' meno, alla soglia oltre i 20.000 euro, a quel punto valuteremo a quel punto la situazione. Se una volta che il switch pallet è entrato in funzione la seconda volta, sarà ancora conveniente puntare sull'argento o invece sarà preferibile farlo sull'oro. Sono spiegato? Sì, la mia domanda a questo punto è: uno entra con 20.000 in argento, si attiva lo switch pilot ed è convertito in oro, vende argento e compra oro. Ok, adesso questo cliente è in oro, versa ancora 1.000 euro e vuole però oro che va ad accumularsi con quello dello switch pilot, corretto? No, no, il switch pilot ti lavora soltanto sull'argento, sul deposito di argento che hai e Ah, basta. Perché non fa confusione, ok. Quindi, capito? scusa, per aggiungerlo allo switch pilot, al valorizzatore, bisognerebbe, se uno entra in argento, deve comprare argento. Esatto. E se uno acquista oro, deve comprare oro. Esatto. Ok. Capito? Ma Cioè, è allora quello che viene, quello che viene versato, viene, diciamo, è un deposito aggiuntivo. è deposito aggiuntivo, però, per esempio, sì, dovrebbe funzionare così. Se te, per esempio, vuoi comprare argento, no? Te compri argento non in questo momento perché si è già attivato per te, quindi in questo caso te devi aspettare che si riattivino per la vendita dell'oro e ritorni poi tutto in argento. A quel punto acquisterai anche della granatura estera. Però la volta successiva, se te invece di comprare oro tu avessi comprato argento, allora l'argento magari da 20, 22, quello che è, ti andrebbe a 24. Quindi in quel caso lì potresti avere una convenienza in più, perché poi quando ti riparte tutto il ciclo, la grammatura la maturerai non dai 20 o 22 iniziali che avevi, ma magari da 24 o 25. In quel senso lì sì, però lo compri peggio in questo momento, capito? Certo, sì, perché adesso la ratio si sta avvicinando Poi verso l'oro. c'è un altro principio. Allora, noi abbiamo fatto questa operazione con alcuni, anche sul suggerimento dell'azienda tedesca, benissimo, in argento. Però come principio bisogna sempre non dimenticarci dell'oro, capito? Perché poi l'oro deve essere, si deve fare un programma per cui dopo, a parte casi molto, molto particolari, bisogna sempre comprare oro. E portarlo a quei 20 famosi che si era detto prima possibile, vite voglio dire. Perché l'obiettivo è quello di avere 50 e 50 oro argento, oltre, diciamo, avere 40.000 euro di investimento, 41, non lo so, 500, per avere 50 e 50, 50, oltre i 20.000 euro su ciascun dei due metalli. Questa è la situazione ottimale. Devo dire anche un'altra cosa, appunto, che te la può. Diciamo che facendo, differenziando sui due metalli, hai il turbo perché o da una parte o dall'altra lo switch pilot entra. Esatto, è quello che sto dicendo, è la situazione ideale, no? Situazione ideale. Però faccio un esempio pratico. Uno che invece ha oro, facciamo l'esempio di quello che ha oro. Uno che ha oro deve comprare oro in questo momento qui, perché è più conveniente. Hai capito che ti ho detto? Che ti sto dicendo? L'oro, secondo me, è sempre l'oro, no? Quindi se uno c'ha, per dire, non ha argento, va bene, non ha proprio argento, c'ha tutto oro e non ha comunque soldi da investire per comprare argento e deve fare tipo piano di accumulo, ebbene punti sull'oro, capito? Piuttosto che comprare argento. Ecco, quello che voglio dire è che l'argento c'è stato un momento di particolare convenienza, no?
vediamo come va perché è cresciuto abbastanza. Io ho nell'insieme fiducia, ma io ho fiducia in tutti i metalli, ve l'ho detto. Quindi la mia opinione, magari mi sbaglio. I metalli sono quelli che loro avranno bisogno per far funzionare le macchine. Quindi un po' più, un po' meno si apprezzeranno tutti, cioè non è che il metallo crollerà. Non è possibile che un metallo crolli. Può perdere qualche cosa. Guarda, ho il palladio. L'avevamo guardato, non mi ricordo, ma io sul palladio avrò perso il 5-6% da quando l'ho comprato. L'ho comprato 4 anni fa. Non ho perso nulla, che il 5-6%, poi il prossimo anno magari mi guadagna qualche cosa, va bene così. Quindi voglio dire, non, i metalli non perderanno mai. Ma questa è anche la possibilità di comprare argento, platino e palladio, che per esempio quest'altra azienda in Svizzera non ti dà, perché loro hanno soltanto oro. A parte che Ovesta, lo sapete, fa tutto. È tutta un'impostazione molto simile, no, alle tue aziende, però poi fanno un lavoro diverso perché vi ritorna i soldi in banca, cioè alcune cose fanno un ulteriore servizio in più, diciamo così. E poi anch'io mi metterò lì e farò le comparazioni sui numeri, sullo spread, sui costi di deposito, tutto per bene perché non ti regala niente nessuno, l'abbiamo capito, no? Però io dico, io preferisco sempre pagare 12 dollari al mese alla Chase, che molte banche il deposito è gratis, no? Io li pago 12 dollari perché poi ho fatto quasi tutti i soldi. Prima mi sembra oltre 10.000 dollari o 5 ti davano il conto gratis, come sempre. Adesso ho levato quasi tutto, c'è qualche cosina, ma c'è poca roba. E c'è ancora la condizione, cioè quella classica per cui c'è un piccolo deposito e ti fanno pagare 12 dollari al mese, che a New York, in America sono tante cose perché questi conti sono quasi tutti gratis, lo sapete, no? Ma io li pago volentieri perché sono contento del servizio. Qualsiasi problema c'è, io li chiamo, metto in contatto, risolvo subito. 448, cioè, che mi frega? Cioè, io privilegio le aziende che mi offrono un servizio. Il servizio sono io prima a dirvelo che costa. Perché anche il mio tempo costa, il tempo di Walter costa. E guarda, avete visto, no? Alcuni abbiamo già fatto tutto il passaggio dal vecchio deposito Royal a quello nuovo. Avete visto il tempo che ci vuole, no? Poi il documento non si carica, ci devi ritornare. E poi, insomma, all'inizio ci vuole sempre un po' di lavoro, il lavoro, no? E deve essere remunerato. Ci sono tanti che ti vendono l'oro così, a prezzo stracciato, senza obbligo di riacquisto, non sa mai con chi devi parlare perché non c'è un interlocutore, diciamo, principale. Una volta parli con l'incaricato, un'altra volta parli con un altro incaricato, uno ti dice una cosa, quell'altro ti dice un'altra. No, queste cose mi mandano bestia a me. Io ho bisogno di avere una coerenza, una chiarezza e una linea precisa su quelle che sono anche le comunicazioni, i rapporti, quello che si deve fare, che si dice. Quindi tutto ha un valore. Purtroppo le persone non lo considerano giusto. Loro guardano la convenienza, se un grammo, se un'azienda gli fa un euro in meno al grammo e va da quell'azienda lì. E poi dopo di solita mentalità che vi dicevo prima, la mentalità del furbino. Ecco, questo che dobbiamo un attimino invece, su cui dobbiamo lavorare. E capire che il servizio costa, soprattutto se è un servizio di qualità. Non te lo dà, nessuno te lo può offrire gratis. Neanche le grandi aziende lo fanno ormai. Ed è giusto che sia così. Altre domande? Scusa, il problema di chi acquista oro tipo dalla Z Metalli, giusto per fare un nome, ma non per colpevolizzare nessuno, Sì. Sì, e non ha nessun obbligo di riacquisto la Z Metalli, giusto? no, non c'è obbligo, ma sì, c'è l'obbligo, cioè te lo ricomprano con 3% di sconto sul fixing. Certo, se no non ci avrei lavorato insieme. Ah, Cioè, ok. se è una delle prime cose che gli ho chiesto. Ok.
Sì, però c'è tanta gente che probabilmente lo compra e non sa queste cose, e poi quando deve rivenderlo. No, ma io l'ho ripetuto e detto tante volte, ho scritto nel report, ma non leggono. Leggi un po' di più, documentarsi un po' di più. Comunque voi che mi seguite queste cose, grosso modo, ormai dovreste averle recepite, poi insomma. Grazie. Prego. Sì, nessun problema, Erika, ci sentiamo poi. Enzo, buongiorno. Avete per caso delle domande o degli argomenti di cui volete parlare? Ma possiamo anche chiudere qua oggi, grosso modo. Vi ho detto lunedì, ve l'ho detto, il discorso dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non è inutile che vi ripeta tutto qua. E io non hanno nemmeno votato. Cioè, in conclusione, quello che ci avevano detto prima, le informazioni che io stesso, insomma, che ho ricavato addirittura dal sito, da quello che hanno pubblicato, non erano corrette, perché le nazioni che erano in un certo senso contrarie erano molto di più di quelle 10-12 che apparentemente, era molto di più, l'Africa è quasi tutta contraria, anche perché loro non vogliono pagare. E dice, volete mandare qua i vaccini? Mandateli. Ma non vuole mica pagare niente, loro, figurarsi. Qui non vuole pagare niente nessuno. Quindi soldi, non hanno soldi per fare quasi niente. Mentalità non ha importanza dove vai, in Africa è grosso modo la stessa. Quindi devi dare le cose gratis. Figuratevi se le aziende farmaceutiche, non ne frega nulla. Se le danno scaduti, danno dei vaccini scaduti, come ho sempre fatto, medicinali. Figurarsi se vengono qua a veramente a salvaguardia, fanno tipo opera di beneficenza, ma figurarsi, lasciamo perdere, fanno male, non farebbero male. Ecco, quindi possono contare sui soldi che gli vengono dal mondo occidentale. Non lo so bene, Russia e Cina, perché Russia, quello che ho capito via, che prima si era fatto lo Sputnik, no? Se l'hanno fatto a casa, perché lì è stata una cosa piuttosto curiosa, perché poi lo Sputnik non doveva essere riconosciuto, per esempio, per viaggiare, e invece io ho conosciuto persone che hanno fatto lo Sputnik e hanno viaggiato senza problemi. Non capisco questa cosa. Non lo so, cosa abbastanza strana. Non lo so, Giappone, Cina, insomma, India stessa, finiranno per fartela in casa, no? Vedrete che faranno una situazione per cui ti diranno: va bene, Cina, non sei d'accordo? Perché anche il rappresentante cinese, una signora, mi sembra fosse, ha sollevato un sacco di questioni, no? Immaginate, sono 1 miliardo gli indiani, 1 miliardo, se dovessero comprare vaccini rischierebbero di fare un buco incredibile. E le voglio anche loro, lo vogliono gratis. O se no faranno degli scambi commerciali, una cosa di qui, te mi dai una cosa di là, ma è solo un fatto di business. Io ve lo dico, di salute non c'è niente, sono solo, è saltato un accordo commerciale, non un accordo sulla salute. Ma figurarsi un po' questa gente qui cosa gli interessa della salute. Io sono convinto che fra i delegati c'è anche un medico. Tutti avvocati quelli lì, per dirvi, è così che funziona. Va bene, benissimo, allora possiamo chiudere qua. Ricordo gli appuntamenti per lunedì, fuori dal pentolone, e mercoledì come al solito, e poi ci risentiamo sabato, sperando magari di avere qualche informazione nuova, ve la do, andiamo sicuramente avanti. In chiusura posso dirvi appunto questo, che in settimana scriveremo con Walter Provesta per evidenziare, ecco, tutta una serie di preoccupazioni, diciamo così, che abbiamo. Noi dobbiamo già essere contenti se con questa azione e con questo software valorizzatore noi non paghiamo più i costi di deposito, che dobbiamo comunque pagare, no? Per il contratto, diciamo così, e guadagniamo qualche cosina a fine anno. Poi tanto il metallo si apprezza, comunque dobbiamo già essere super contenti se facciamo così. Capito? Cioè, non dobbiamo starci lì a
a stressare per fare guadagni che non sono nella filosofia dell'investimento. Dopo ti diventa una cosa di trading, scusate, e rischi di avere problemi con la Consob. No, non voglio avere nessun tipo di problema. Quindi io ve le devo evidenziare. Sì, Cristina, va bene, ci vediamo più tardi. Nessun problema. Eppure. Ecco, non voglio avere questi problemi, perché poi uno di voi potrebbe dire: ma come, allora te hai presentato questa cosa così e così? No, io l'ho presentata come deve essere presentata dal punto di vista del marketing strategico, marketing vero, quello che non promette mai più di quello che può veramente offrire. Per quale ragione io devo offrire, circola in rete, no? Una cosa collegata purtroppo con l'azienda tedesca che promette l'85% in 12 mesi. Ma non esiste. Faremo presenta chi di dovere, sperando che ci senta, perché poi noi siamo italiani, eh? Lo sapete, l'azienda tedesca ha avuto grossi problemi in passato, perché non so bene cosa sia successo, insomma, ha avuto dei problemi. Sentite quello che dice Arrigo Sacchi, no? Parlavamo prima di Arrigo Sacchi. Dice: a un certo punto io ero piccolino, sono andato in Germania con mio papà e io vedevo che questi tedeschi andavano in giro con Mercedes, con le Porsche. E dico: ma qui c'è qualcosa che non funziona. Ecco, questa è l'immagine che noi abbiamo in giro per il mondo. Chiaro che facciamo fatica, no? Quando si va all'estero per cercare di fare qualcosa di valore. Me lo dite a me, io lo so. Fossi stato tedesco, fossi stato svedese, fossi stato anche forse inglese, naturalmente, anche francese, naturalmente avrei avuto molto più rispetto e considerazione. Quindi me lo venite a dire a me, che io lo so, purtroppo, le ho pagate sulla mia pelle queste cose. E non mi sono piaciute. Benissimo, allora grazie naturalmente dell'interesse che mostrate sempre, in questi incontri. Vi auguro un buon fine settimana e ci sentiamo alla prossima. Grazie, ciao. Arrivederci, grazie.